Hello children, I'm teacher Deborah. How are you today? Are you okay? Are you fine? I hope so. Today we start Unit 6. Toys, i giocattoli. Open your books at page 36 and 37, please. Impareremo oggi, bambini, alcuni nomi dei principali giocattoli. Magari ce li avete anche voi questi, ok? Allora, abbiamo i nostri amici. We can see this is Squirrel, this is Hedgehog, this is Bud, this is Holly, and this is Mouse. Squirrel has got a bike, Hedgehog has got a car, Bud has got a skateboard, Holly has got a guitar, and Mouse has got two toys, a teddy bear and a doll. Ascoltiamo come si dicono, impariamo bene le paroline, il lessico. Ok, so listen to the name of the toys. Listening 13. Listen and point. Bike. Car. Skateboard. Guitar. Doll. Teddy bear. Bike. Car. Skateboard, guitar, doll, teddy bear, bike, car, skateboard, guitar, doll, teddy bear. Bike, car, skateboard, guitar, doll, teddy bear. Okay, now let's repeat the words, okay? Ripetiamo dopo di loro le paroline, va bene? Listening 14. Repeat. Bike, bike, car, car, skateboard, skateboard, guitar, guitar, doll, doll. Teddy bear, teddy bear. Listening 14. Okay, so what color is the bike? Can you see what color is it? Yes, it's purple. What color is the car? Look. Yes, it's red. What color is the skateboard? Blue, yes. What color is the guitar? Yes, it's brown. What color is the doll? Green. And what color is the teddy bear? Brown. Bene, adesso abbiamo ad ascoltare come facevamo in classe. There's a chant, vedete? Una filastrocca con un po' di ritmo per imparare ancora bene questi nomi. E poi c'è una canzone. So, listen to the chant. Listening 15. Chant. A car.
Toys. Toys. Okay, this is a nice chant. Now we listen to the song. Sing la 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 la. Listen. Listening 16. Sing, sing la 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 la. Let's play in the garden. Let's play in the sun. Sing la 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 la. Okay, is it beautiful? Yes, a nice song. Molto bene. Allora, bambini, adesso andiamo a guardare la nostra storiella di oggi. The Bike Race si intitola. È la gara, race vuol dire la gara, con le biciclette. Vedete che sono schierati i nostri amici, Bud, Holly, Mouse, Hedgehog, e ci sono anche Grandma and Dad. Invece qui a lato vediamo che osserveranno la gara. E addirittura qui Otter con il microfono fa il giudice, il gran giudice della gara. Non partecipano Grandpa, Mom and Squirrel. Ok, noi dobbiamo vedere cosa succede, ascoltiamo e scopriremo who is the winner, who wins the race, chi vincerà la gara. Vediamo. Listen to the story. Listening 19. Story. The Bike Race. And one
So, who is the winner? Holly is the winner, la vincitrice. Ovviamente il povero Bud, he is sad and a little bit angry, anche un po' arrabbiato. Sad, un po' triste, un po' arrabbiato. Ha avuto un incidente, vedete? La sua green bike ha fatto una brutta fine, si è tutta rotta, poverino. Allora, all'inizio, alla linea di partenza, Otter ha annunciato: How many green bikes? One, only one. How many blue bikes? One, two blue bikes. And how many red bikes? One, two, three red bikes. Vedete qui la parolina? Three red bikes. So, one blue bike is the winner, Holly's bike. Vero? Avete ascoltato il grido d'inizio di Otar prima di iniziare una gara? In Inghilterra si dice Ready, steady, go! E poi si parte. Pronti? Partenza, via! E poi si parte per qualunque gara, che sia di corsa, che sia in bicicletta. Ecco, queste sono le tre paroline. Ready, steady, go! Ricordatevele che saranno utili. Adesso ci sono dei suoni per capire where's the story. Dovete aprire la vostra mappa di Tree Tops Wood, open the map, vi aspetto un attimo e ascoltate questi suoni e cercate di localizzare where is the story, where is the right place in Tree Tops Wood. Listen. Listening 18. Look at Treetops Wood. Listen. Where's the story? Allora, si sentono chiaramente, vero, dei rumori di una strada. Io sfoglio il nostro libro, proprio vado tanto indietro, vado anch'io a cercare la nostra mappa. Look at the map. Eccola qui, l'ho saltata. Ah, non riesco ad aprirla, va bene, non importa, bambini. Allora, voi guardate, ecco, aprite qui la vostra mappa, vi ricordate, questa è la pagina, qui si intravede Treetops Wood, e aprendola scoprirete che c'è una red bike lì abbandonata, per cui la stradina dove si tiene la gara è proprio quella vicino al fiume, next to the river, along the road, va bene? Proprio questa è la parte della strada dove dopo troverete la bicicletta rossa. Bene, allora torniamo al punto di prima. Vi chiedo, bambini, di imparare queste paroline di toys, ripassare anche gli oggetti scolastici e mi farete questi due facili esercizietti. Allora, count, ve li spiego. Exercise 1, page 38. Count, color and write, then say. Quando ci incontreremo, poi me li direte a voce. Allora, vedete, how many guitars? 1, 2, 3, 4, 5. Eccole qua. 5, bisogna scrivere il numerino dentro questo quadratino e poi, ovviamente, colorarla. Perché? Perché le chitarre sono gialle, vedete? Bene, how many skateboards? Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo a scrivere qui, 8, ok? Bene, e poi, what color are the skateboards? Ovviamente blu. Stessa cosa per i teddy bears. Count the teddy bears. How many teddy bears can you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 teddy bears. Andiamo a scriverlo qui con la matita. How many bikes? E li contate. How many dolls? How many cars? Va bene? Questo esercizio è ancora più facile. Count and match. One bike plus one bike equals two. Un po' di matematica, mathematics in English, va bene? How many skateboards? One, two, plus one, two equals four, ok? Va bene? Allora, esercitatevi un po', contate bene tutti gli oggetti e andate a collegare, vedete, match, collegare con il numero giusto. Ok? Bene, bambini, per questa lezione è tutto ok? Ci sentiamo per la prossima. Se ci sono problemi, comunque voi mi potete scrivere sulla email istituzionale debora.ballan@castelfranco1. Va bene? Ciao bambini, goodbye, see you!